Amici rossoneri, bentrovati! Anzi, amici, devo abituarmi a fare una intro più generica perché mi avete detto voi stessi che siete in tanti a seguirmi, sono gli amici rossoneri. Non solo amici rossoneri, ma amici juventini, nerazzurri, perché si sa, il calcio è bello perché ha opinioni divergenti, ma sempre nel rispetto. Quindi, amici che mi seguite, bentrovati, signori. È tornata a giocare. Adesso tra poco ne parliamo. Però vi voglio raccontare, visto che siete la mia community, io praticamente ieri sera ho visto l'inferno per quello che mi riguarda, perché vi racconto questo velocissimamente. Stavo andando in trasmissione, mi si spegne il cellulare perché l'affare che me lo teneva in macchina mi ha tenuto premuto il tasto power e sono talmente stanco in questo periodo che continuavo a mettere il PIN unendo le date di nascita delle mie bimbe, l'ho sbagliato 3 volte di fila. Panico, bloccata la SIM, non mi trovava, sono sbiancato completamente, 5 ore di diretta senza Milan, senza poter attingere il cellulare, senza poter aggiornare nessuno, è stata la morte. Per fortuna sono arrivato a casa e queste cose qua le tengo sempre conservate, il PUC mi ha salvato la vita, ma vabbè, poco importa. Allora, signori, si è parlato nuovamente, è inutile che ci giriamo attorno. Gli argomenti da trattare in questo video sono un giocatore che torna a giocare dopo un sacco di tempo in Serie A. Cosa penso io del Napoli e della Juventus di adesso? Perché poi sapete, si parla di allenatori predestinati, ma predestinato non è qualcosa di tangibile. E devo tornare nuovamente sulla questione Bologna, perché io non vorrei che fosse passato il messaggio che io ce l'avessi con Bologna, con tutti gli abitanti, la partita si doveva giocare perché non è niente di grave. No, assolutamente, è successa una cosa gravissima, massima solidarietà, massimo rispetto e massima vicinanza. Ma quello che vi dico è che la Lega poteva fare di più in tutti e due i sensi, sia nel senso sportivo, per quello che riguarda la partita del Milan, perché si poteva trovare una soluzione. Perché ogni volta che io faccio presente questa cosa agli amici di Bologna, opinionisti di Bologna, Ciaccio, piuttosto che abbiamo sentito anche un avvocato ieri, poi si torna sempre sul discorso il pericolo, anche se le doppie porte chiuse, i tifosi vanno lì fuori dallo stadio. Sì, ma io sto dicendo di giocarla da un'altra parte. Perché il Bologna si è rifiutato di giocarla da un'altra parte? È perché rinunciava ai soldi. Non è vero, perché la Lega Serie A ha detto che avrebbero pagato loro l'incasso che avrebbero ricevuto. Quindi, cioè, non c'è una vera e propria motivazione, non esiste, non esiste se non una questione politica, perché in Lega l'hanno messa alle votazioni e evidentemente, come ha anche accennato qualche quotidiano, a qualcuno faceva comodo che Reinders e Theo non giocassero il martedì. E siccome sappiamo che De Laurentiis, Lotito sono amici, eccetera, sono persone comunque influenti in quel panorama, hanno spostato gli equilibri. Io con questo non intendo dire, appunto, che mancare di rispetto assolutamente alle persone di Bologna, anzi, quello che intendo dire è semplicemente che prevedendo una situazione del genere, c'erano molti modi, molti giorni prima per prepararsi. E che non mi vengano a dire che la mettono sulla solidarietà, perché non ci credo, signori, non ci credo. Perché se poi la fiera d'auto, eccetera, eccetera, l'auto d'epoca è rimasta aperta, il pugilato è rimasto aperto, sebbene a porte chiuse, la primavera ha giocato, è vero che sono numeri inferiori, ma se c'è un'allerta meteo, un'allerta alluvione, eccetera, eccetera, il guaio può capitare anche con numeri minori di persone, quindi non ha senso, non ha senso, soprattutto non ha senso il fatto che la Lega abbia detto vi diamo noi i soldi ma giochiamo da un'altra parte, non fermiamo il campionato, non facciamo che sì che sul Milan ci sia un'altra X, che il Milan salti col Napoli, giochi senza 2 giocatori fondamentali, che il Milan vada a inserire un'altra partita a febbraio quando le partite saranno tantissime. Questa è una cosa che continuo a sostenere, che ne dica altre persone che argomentano, ma poi quando si arriva a questo punto mi arrivano a dare ragione, perché non c'è un vero motivo che,
possa aver giustificato il non giocare la partita, perché è vero che c'erano 35.000 spettatori e che per il Bologna era una partita importante, ma signori, è una partita qualunque di campionato, non era che ne so, una finale di coppa, una partita per retrocedere o andare in playoff, era una qualunque partita di campionato, delle 30 passa partite di campionato che uno all'evenienza può saltare o ricorrere a un piano di riserva. Il piano di riserva c'era, ma non è stato voluto, non l'hanno voluto attuarlo, quindi possono dire quello che vogliono. Mi spiace che i cittadini di Bologna siano un pretesto, perché se avessero veramente voluto aiutare i cittadini, facevano giocare la partita e poi creavano una partita di beneficenza, dove c'erano le grandi glorie del Bologna, del Milan, giocatori, mettevano le maglie all'asta, c'erano miliardi di modi per aiutare le famiglie, non di certo chiudendo questa partita di campionato. Quindi, chiudendo questo, poi non tornerò più su questo argomento, secondo me c'è ben altro, ci sono motivazioni politiche che hanno fatto sì che la partita non fosse giocata. Per quanto riguarda Juve e Napoli, signori, io lo so che noi al Milan abbiamo tanti problemi, però io sono rincuorato perché loro, io sto vedendo che hanno diverse problematiche. È vero, stanno vincendo 1-0, ma ragazzi, io il Milan ha dei problemi in difesa, ma con il gioco davanti al centrocampo in su facciamo un ottimo gioco che deve migliorare, ma è normale che mi tocca vedere anche negli orticelli degli altri, perché negli orticelli degli altri la Juve, Thiago Motta al momento sta portando solo il essere un predestinato. Ma sapete quanti predestinati hanno fallito? Giampaolo si diceva fosse un maestro, il predestinato. Nel campo dei giocatori Pato era un predestinato, Hakim Mastur era un predestinato. Ce ne sono tanti, potrei andare avanti. Non è sempre l'essere predestinato equivale a essere vittorioso alla fine. Quindi calma, io sono convinto che il Milan alla fine della fiera verrà fuori, tant'è che nessuna delle top sta facendo bene. Guardate il Napoli che senza Champions, senza Coppe, eccetera, eccetera, con il Lecce fatica e vince per un gol rocambolesco, fatica tanto. Quindi dobbiamo essere fiduciosi che il Milan, alla fine Fonseca, piano piano sta trovando il bandolo della matassa e vedete che alla fine il Milan farà un grandissimo campionato. Io ne sono certo di questa cosa perché il Milan è una squadra forte, lo ripeterò ora e sempre. E ora lasciatemi questi 20 secondi per fare in bocca al lupo, perché signori, per Mario Balotelli io ho sempre avuto, nonostante tutto, lui vero milanista, ho sempre avuto una simpatia. Io sono convinto che Mario Balotelli al Genoa, che tornerà a giocare al Genoa, possa far bene, nonostante abbia sempre fallito fino adesso perché la testa è quello che è. Però capite che il Genoa in braghe di tela per quanto riguarda il reparto offensivo adesso, cioè, ha fatto, secondo me, un affare. Cioè, nel senso, tu vai a prendere un giocatore che ha 34 anni, per la Serie A di adesso, se solo mette un filo la concentrazione, secondo me è sempre tanta roba. Io Mario Balotelli lo farei giocare sempre, ragazzi, perché è vero, ha una testa fumosa, è tutto quello che volete, ma lui ha delle caratteristiche fisiche, tecniche, che in Serie A ancora adesso farebbero la differenza. Poi alla Dana, eccetera, eccetera, il rapporto qualità, il rapporto partite gol è sempre stato un gol ogni due partite, quindi lui i gol li ha sempre fatti. Quindi, secondo me, Mario Balotelli in Serie A farà ancora la differenza e aiuterà in modo consistente il Genoa a salvarsi e a uscire dal pantano della zona retrocessione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, mi raccomando, sempre numerosi, e ci vediamo tra poco.